Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video per così definire scouting su un giovane che negli ultimi giorni è stato accostato in maniera, non voglio dire insistente, però in maniera importante al Milan, e trattasi di Mohamed Ali Cho. Ma mazza che schifo di capelli. Va bene. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Se volete, commentate chiedendo di un qualche giocatore del quale vi piacerebbe sentir parlare o del quale vorreste avere una sorta di focus on per conoscerlo meglio, per darvi la nostra opinione. Inoltre, in descrizione vi lasciamo tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale per seguirmi su Instagram, dove posto altre notizie del Milan, e il sito internet www.acmilaninside.com con interviste, news, pre e post partita, prima squadra femminile, primavera, tutto ciò che riguarda il fantastico mondo del nostro amato Milan. Allora, ragazzi, Mohamed Ali Cho nasce il 19 gennaio 2004, è un ragazzo giovanissimo che comincia a muovere i primi passi calcistici nel Chantilly in Francia. Salvo poi, essendo nato nei dintorni di Parigi, salvo poi entrare nelle giovanili del PSG, dove comincia a farsi in un qualche modo notare. Per poi motivi professionali legati ai genitori, la famiglia è costretta a tornare in Inghilterra, dove di fatto, non a Londra però, a Liverpool, dove viene attenzionato, viene prelevato dall'Everton, che già ci aveva visto bene sulle qualità del ragazzo, e già 2 anni fa, quindi all'età di 15 anni praticamente, già si erano mosse le prime squadre su di lui. La famiglia, non volendolo bruciare, ha deciso di mandarlo più che altro in Francia, in un luogo a lui congeniale, a lui già conosciuto, ed ecco il perché ora si trova all'Angers, dove ha esordito, ha debuttato in Ligue 1 nell'agosto 2020, quindi praticamente la scorsa stagione, collezionando per un sedicenne tante partite ufficiali, ben 21, con purtroppo 0 gol. Quest'anno sta giocando in maniera più continua, in maniera più fissa, e al momento è 13 partite, ha un bottino di 13 partite e 2 gol. Allora, parliamo di una prima punta che però, vedendo giocare, somiglia molto a, devo dire la verità, somiglia molto a Leao, a Rafa Leao. Non peraltro perché è un giocatore che è rapido, è tecnico, gli piace il dribbling, può giocare, nasce prima punta, ma può giocare anche sull'esterno e quindi saltare l'uomo, un po' tipo come fa Leao, che sì, la prima punta la può fare, però il ragazzo fa parte dell'Under 21 francese, ma per la nazionale maggiore praticamente potrà scegliere tra una marea di nazionali, di nazionalità, dovuta al fatto che è nato in Inghilterra, cioè è nato calcisticamente in Inghilterra, poi
però è nato ufficialmente in Francia. I genitori sono Costa d'Avorio e Marocco. Insomma, potrebbe optare per una di queste nazionali. Al momento, sinceramente, ci interessa poco. Parliamo di un 17enne che è il secondo ad avere il record del gol più giovane, diciamo, mai compiuto per un 2004, per un 17enne alle spalle di Moukoko del Borussia Dortmund, e già questo fa capire come non sia una sorta di predestinato sul quale, è vero, il Milan ci ha posato lo sguardo, ma chiaramente non è l'unica squadra, perché c'è anche la Juve e l'Atletico che già avevano provato 2 anni fa a far arrivare la famiglia a Torino, che però, ripeto, preferì tornare in Francia. C'è anche il Chelsea. Il Milan lo sta attenzionando, lo sta tenendo sotto controllo, tanto che ha inviato degli osservatori nell'ultima partita dell'Under 21 francese a Grenoble, vinta per 7-0 dalla selezione transalpina, dove Aliccio ha giocato l'ultima mezz'ora praticamente. E quando mandi un osservatore su un ragazzo è perché lo vuoi vedere bene, lo vuoi visionare per bene e non lasciare nulla a caso, quindi le intenzioni sono serie. Il suo valore è importante per un 17enne, perché parliamo, farà 18 anni il prossimo gennaio, parliamo di un valore di cartellino da Transfer Market di 10 milioni, ed è quello che fondamentalmente richiede l'Angers, che navigando in acque non bellissime dal punto di vista economico, probabilmente la prossima estate lo lascerà partire tranquillamente. E chiaramente la famiglia si è voluta tutelare, affidando il futuro, diciamo, calcistico del ragazzo all'avvocato Philippe Weber, il quale curerà giusto appunto gli interessi di Mohamed, che però, vedendo giocare, allora ragazzi, diciamocelo francamente, dare una titolarità a un ragazzo 17enne significa che deve essere un qualcosa perlomeno fuori dall'ordinario. Ora, da qui a dire che diventerà un campione ce ne passa. Però le caratteristiche sono importanti. È vero che al momento la finalizzazione, l'istinto del gol non è sviluppatissimo, ma parliamo pur sempre di un 17enne che ha cominciato già a giocare a 16 anni titolare in Ligue 1. Cioè, non credo che l'Angers stiano così messi male da non poter schierare un Baoken, per dire, ex Pescara, o hanno comunque Boufal che c'è Fulgini. Insomma, se danno le chiavi in mano a un sedicenne, perché hanno tra le mani un diamante grezzo da svezzare, però un diamante. E non a caso, giusto appunto come ho detto prima, si è attirato le attenzioni, ha attirato le attenzioni di grandi squadre. Vabbè, la Juve la saltiamo, è una grande squadra la Juve, Atletico, Chelsea, Milan. Scherzi a parte, e se lo volevano, attenzionare, lo volevano sottoscrivere, diciamo, volevano prenderlo già 2 anni fa, quando ne aveva malapena 15, significa che siamo di fronte a un ragazzo che ha tutto per sfondare e che chiaramente deve essere cullato. L'intenzione del Milan sarebbe quella di prenderlo giusto qualche mese in primavera, quindi io credo che se tipo lo prendono a gennaio, fino a giugno in primavera, poi dall'anno prossimo titolare in prima squadra. Questo è il pensiero che mi sono fatto, mio personale.
però potrebbe essere la manovra giusta per il giusto e dovuto inserimento graduale del ragazzo all'interno di una società importante, dal valore cospicuo pesante. Questo è quando su Mohamed Ali Cho. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo gentilmente di lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate se volete un focus specifico su un qualche calciatore, sempre in ottica Milan chiaramente. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight e il mio personale di Instagram per seguirmi e per avere altre notizie aggiuntive su Milan. Il sito internet www.cmilaninside.com e io vi ringrazio e vi saluto ragazzi. Vediamo se riusciamo ad organizzare qualche live per parlare insieme, ok? Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.